voglio passarti delle indicazioni pratiche per raggiungere il successo. Tu puoi fare qualche cosa e naturalmente voglio darti dei consigli giusti, pratici, che tu puoi applicare adesso. Non ti vengo a dire comprati un bel vestito o frequenta il club dei miliardari, come ti dicono alcuni esperti di miglioramento personale. Io ti do delle indicazioni che tu puoi utilizzare nella vita. Per prima cosa ti dico che per raggiungere il successo ti ci vogliono due cose come minimo: determinazione e concentrazione. Quindi non metto al primo posto i soldi o la bellezza o l'età o le conoscenze, la cultura. Se ci sono, quelli possono aiutarti, ma se tu dai dei soldi a un neonato, quello non fa niente. Se tu dici il neonato è abbastanza bello, sì è bello, ma la bellezza non l'aiuta. Che cosa aiuta un neonato? L'aiuta la sua determinazione a piangere, a strillare per farsi notare e la sua concentrazione a continuare in quell'atteggiamento finché non ottiene il risultato. Questo sembra un esempio paradossale, però pensa che quel neonato ha davanti a sé la vita. E come fa a conquistare la vita? Con determinazione e concentrazione, quindi senza soldi, senza cultura, senza conoscenze, ottiene il successo, ottiene la strada che si apre davanti a lui. Impara qualcosa da questa lezione. Come minimo, indispensabili ci sono due cose, la determinazione e la concentrazione. Se tu aspetti la buona occasione, perdi tempo. Piuttosto, crea tu le occasioni. Usciamo da quella mentalità magica che dice le coincidenze arrivano, oppure il treno passa una volta sola, se non lo prendi. Tutte sciocchezze. Sei tu che crei le occasioni, con il tuo atteggiamento, con la tua preparazione, con la tua concentrazione. Quando tu sei concentrato, motivato sul tuo successo, in ogni spunto vedi qualche cosa che ti avvicina alla tua meta finale e quindi crei tu le occasioni, non stai lì ad aspettare. Agisci in modo pratico, questo è un consiglio che voglio sottolineare particolarmente. La praticità significa fare dei progetti scritti, significa avere delle idee molto chiare, pianificate, sapere che cosa fare, quando farlo e come farlo. La praticità significa essere pronti a successo, preparare successo prima ancora che si manifesti. Nota bene che non ti ho detto lavora duro, lavora 12 ore al giorno, perché quello potrebbe essere stupido. C'è tanta gente che lavora 12 ore al giorno e non arriva al successo, quindi non è che il successo è qualcosa che premia la fatica. Se tu hai la fronte sudata, allora arriva qualche dio che ti dà il premio, perché dice, beh sì, hai sudato abbastanza, te lo meriti. Tu puoi anche sudare tantissimo, ma in una direzione sbagliata. Allora, agisci in modo pratico e ricordati che in natura le cose succedono fluidamente. Un fiore sboccia senza fare fatica. Considera questo concetto e organizzati in modo pratico affinché le tue azioni possano fluire con semplicità. Se rimandi il tuo progetto, non lo inizi mai e se non lo inizi non puoi terminarlo. Questa è un'altra cosa fondamentale. Tante persone pensano di essere negli affari perché hanno in mente qualche idea vaga e si aspettano la buona occasione e un domani magari se vincono la lotteria. No, tutto questo è rimandare il tuo progetto e finché lo rimandi non lo concludi. Mi sembra evidente, ma tanta gente non lo capisce, non inizia. Guarda che fare il primo passo è fondamentale. Fai il primo passo, ti trovi in mezzo alle cose da fare e di conseguenza agisci. Per trovare le risorse per realizzare il tuo progetto, elimina le attività dispersive e preferisci il successo della tua meta. Cosa significa? Significa che anziché andare così a passeggiare senza meta, tanto per ammazzare il tempo, oppure fare il weekend perché tanto ci penserai settimana prossima, tu fai meglio a scegliere di dedicarti al successo, alla costruzione e alla pianificazione della tua meta. Devi fare delle rinunce, certo, ma siccome stiamo parlando del tuo progetto, non dovrebbe costarti fatica. Dovresti essere onorato e contento di eliminare le attività dispersive. Se invece hai ancora dei dubbi, se ti sembra che perdi qualche cosa perché in una bella giornata di sole te ne stai in casa a studiare il progetto, evidentemente non hai un progetto, non hai una motivazione e una determinazione e ti garantisco che con un simile atteggiamento non arrivi al successo. Nonostante le difficoltà, rimani determinato e concentrato. Non accettare un no come una risposta definitiva per te.
È ovvio che tu provi a fare le cose e non sei capace di farle. È ovvio che strada facendo aggiusterai il tiro. È ovvio che tutte le volte che ti confronti e non sei ancora al massimo livello troverai delle difficoltà, troverai dei no. Bene, se vuoi raggiungere successo, non accettare mai un no come una risposta definitiva per te. Magari è definitiva per qualcun altro che abbandona, ma tu rimani determinato e concentrato nella direzione della tua meta. E quindi, come risposta definitiva, accetta soltanto il sì, e finché non incontri il sì al massimo livello, non accettare un no. Lascia perdere tutta la gente pessimista e il comune buonsenso che dicono che non si può fare e che la vita è dura. Piuttosto, addestrati per realizzare la tua visione di successo e prosperità. Quindi non ascoltare tutti quelli che si lamentano, lasciali perdere, tanto si lamentano già. Perché perdere le tue energie dietro della gente che si lamenta, che comunque ha già ottenuto quello che vuole dalla vita, cioè lamentarsi? Vuole vedere la vita dura e la trova dura. Ok, quella gente è soddisfatta, ha già raggiunto il proprio livello di successo. Se tu invece hai un concetto di successo che equivale a prosperità, etica, gioia, per te e per il tuo ambiente, addestrati. Addestrati fino a quando realizzi la tua visione. E se la tua visione ti dice che si può fare, vai avanti finché lo fai. Non accetti un no finché non hai ottenuto il sì definitivo e in questo modo tu raggiungi il successo. Ecco cosa puoi fare tu, partendo da come tu sei, con le tue risorse. È un atteggiamento mentale. È questo che ti ho passato in questo video. Non ti ho parlato di soldi, di bellezza, di conoscenze, di cultura, di titoli di studio, di occasioni particolari, di coincidenze. Ti ho fatto vedere come tu, con le tue risorse, puoi veramente costruire oggi il tuo successo. Applica quanto ti ho detto da subito, in modo pratico, e vedrai che la tua visione di successo e prosperità si realizza.